questo fight mi sembra molto più bilanciato. Ora penso di avere una minima chance di vittoria. Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo gioco preso direttamente dal passato. E quest'oggi siamo di fronte a... per gli amici, Dragon Ball Z, la grande leggenda di Dragon Ball, titolo uscito nel 1996 su PlayStation, poi portato anche su Sega Saturn ed è stato pubblicato nel resto del mondo unicamente in Portogallo, Spagna e Francia. Oltre chiaramente al Giappone. Quindi questo vuol dire che non esiste manco una versione, una singola versione in inglese di questo gioco. Raga, da bambino io amavo questo titolo, nonostante fosse completamente in giapponese lo finì una marea di volte. Ed era un casino, cioè tuttora sono convinto di non aver mai scoperto a pieno il combat system, perché non esistevano guide, non c'era un tutorial, non c'era YouTube, quindi c'era da impegnarsi e scoprire cose cercando di carpire un po' quello che succedeva in base ai tasti che si premevano. Raga, andiamo a giocarci, sono curiosissimo di vedere come è invecchiato questo titolo. Fatemi sapere qua nei commenti se lo conoscevate, se ci avevate mai giocato, se vi era piaciuto invece ormai l'avete visto per la prima volta, quando chiaramente sono passati fin troppi anni. Come al solito vi chiedo gentilmente un like per il supporto, sulla fiducia. Per chi fosse nuovo del canale, raga, è gratis, iscrivetevi, non vi perderete più nulla e mi supportate ancora di più. E detto questo, andiamo a vederci questo Dragon Ball Z The Legends, il vero originale Dragon Ball Legends. Via, eccoci qua, immancabile intro. Vediamoci anche questa, vediamo che voto dargli. Mi ricordo che non era un granché come intro, non me la ricordo di preciso, ma non era bella come quella di Final Bout. Però il gioco era molto più bello di Final Bout. No, infatti erano tipi cartonati dei personaggi mega 2D con un 3D alquanto improbabile anche per l'epoca. Questo non so che cazzo sia. Ah, da potere a Polunga, che era una roccia. Un Polunga fatto in plastilina, raga, mi ricorda un po' i personaggi di Pingu. E con questo dovrebbe finire l'intro. Ok, voto intro, no. Eccoci qua nella schermata principale, guardate bene quel press start button, perché è l'unica cosa in inglese che vedrete da ora in poi. Andiamo avanti, menu di gioco. Ebbene sì, ebbene sì. Questa era la storia, mi ricordo. Qua non c'è nulla di selezionabile, penso che siano i vari capitoli, quindi andiamo direttamente avanti e addentriamoci nel gameplay, nella storia, nella grandiosa storia di Dragon Ball. Cominciamo, raga! Allora, no, ok, c'era ancora qualcosa in inglese. Poca poca roba. Praticamente era un 3v3, se non sbaglio. Ok, quindi scegliamo i nostri tre personaggi giocanti. Bene, alla fine siamo partiti utilizzando l'unico che pensavo di non aver scelto. Bene così. Allora, gameplay, raga, era alquanto particolare. Praticamente ci si allontanava, ci si avvicinava e si poteva ricaricare il ki assolutamente sì col triangolo. C'erano anche i ki blast, ok. Era un bel casino, raga. Cioè, dovrebbe esserci anche il blocco, perfetto. Devo un attimino riprenderci la mano, raga. Va bene, Nappa, scombami alla morte. Scombami alla morte, Nappa. Penso di essere stanco. Sì, sono stanco, devo recuperare. Vattene a pozzo. È un casino, raga. Ed è molto peggio di quanto mi ricordassi. Molto peggio di quanto mi ricordassi. Krillin, ripigliati, ti prego, alzati, fammi fare qualcosa, Krillin. No, Nappa ha detto no.
Penso che sto perdendo malamente, raga, da quella power balance totalmente rossa in favore di Nappa. Perché hai potuto evitare? Perché tu sei il giapponese Nappa, io no. Ok, penso che ci stia per finire una bella leggendary finish direttamente dal 1996. Siamo morti così. Quindi ora altro personaggio. No, continua Krillin. Perché si è resettato il tutto, raga? Che minchia ne so. Non ricordo assolutamente nulla di come funzionasse sto gioco. Se non che a roteare qua potevo fare qualche combo. Ok, infatti. Ah, devo caricarmi. Chill out Nappa, chill out Nappa, chill out Nappa, chill. Ma mi sono solo allontanato. Sei già stanco, Krillin. Come minchia mi ricarico io se Nappa è sempre full key e io non posso far niente. God damn. Oh, posso? Fermi tutti. Fermi tutti che arrivano i rinforzi qua. Fermi tutti che arrivano i rinforzi qua. Vi prego, aiutatemi, spaccatelo. Ok. Change. No, ma Nappa mi spacca nuovamente. Quando è piccolo sono arrivati per guardare la morte di Krillin. In pratica, amici veri, real friends. Ok, Krillin penso che sia morto del tutto. Change. Ah, ora questo fight mi sembra molto più bilanciato. Ora penso di avere una minima chance di vittoria. Ecco, per me da bambino era un simulatore di Dragon Ball sta roba, perché era fottutamente incasinato, esattamente come i combattimenti di Dragon Ball. Guardate cosa minchia sta succedendo, raga. Senza che noi avessimo fatto niente. Pam, Krillin, pronto a punire questo nappone. Tra l'altro io mi ero spoilerato tutto Dragon Ball Z giocando a sta roba. Tutto, raga, tutto. Perché l'avevo giocato che era bene o male, eravamo alla saga dei Saiyan. Poi c'è tutto qua. Cose che ancora non conoscevo minimamente. Vai! Vai! Ma io sto usando piccola. Perché? Com'è che ho fatto? Quanto minchia incasinato, raga. Stanco. Caricati piccolo. Ok, caricati piccolo. Finiscilo piccolo. Ma con cosa può? Altro Radish snobbatissimo. Primo avversario in assoluto Nappa. Radish non esiste. È un filler, come la patente di piccolo. Ok, quanto resti in vita, Nappa? Fammi capire. Fate qualcosa, salvatevi, stronzi! Penso d'aver... Ok, ho capito come si cambia il personaggio. Voglio giocare con Goku. Sì, mi sono stancato nuovamente. Ho un problema evidentemente con con il recupero del Kyo. Kaioken! Erano fighi sti dettagli, raga, che Goku appunto aveva l'aura rossa attorno quando attivava sta roba per il Kaioken. Cioè, guardate qua che bombette che riusciamo a fare senza capir niente di quello che stiamo facendo. Però comprendo che visto ora, magari, per un pubblico giovane, sta roba è una merda. Sta roba è proprio una merda. Goku, vai, fai anche la tua mossa. C'erano anche robe fighe, tipo per dire, nel combattimento contro Frieza, voi potevate o vincere normalmente se eravate particolarmente forti, quindi battevate Frieza in forma base senza trasformarvi, o se facevate morire Krillin, c'era Goku che diventava Super Saiyan. C'erano tutte ste piccole chicche che
che facevano la gioia del giocatore. Vai Goku, spaccalo Goku. Devo recuperare, devo recuperare. Carica, carica tutto il chi che puoi. Ma che mitraglia che ha tirato. È un attimo unfair questo combattimento comunque. Genkidama, raga, ci vediamo tutte le mosse del gioco quest'oggi. Senza meritarne una. Ci aiutano i nostri compagni di team. A me piaceva da pazzi sta roba da bambino. Come passa il tempo. Come si evolve la tecnologia, raga. Un ammasso di pixel, nulla di più. E anche la Genkidama stranissima, è proprio un tondo. Che non ricorda la Genkidama classica. E dovremmo aver spaccato Nappa finalmente. Confermi il gioco? Conferma il gioco. Vegeta a noi due. Poi i fighter erano lunghi, sì. C'era da batter Nappa un po' di volte. Poi subito dopo Vegeta. Vai Goku. Carica, carica Goku. Anzi, vi dico basta. Cioè, se faccio così se ne vanno? Sì. Ok, voglio un uno contro uno con Vegeta. No, Krillin è ancora qua. Via, via. Voglio un uno contro uno con Vegeta. Mi sento confident. Guardate qua quanto sono confident, raga. La vecchia memoria dal passato mi torna. E ci vediamo anche la Kamehameha. Ma erano gialle, è vero, non so perché, ma un botto di mosse erano gialle all'epoca. Anziché i classici colori giusti, no, Kamehameha gialla. Ok. Chill bro. Un po' troppo Goku. Carica, carica, carica. State buono, invece. Mitraglia, mitraglia. Ush. No, mi sono stancato. No, non cederò agli alleati. Goku può vincere da solo. Se riuscisse a togliersi da sta brutta situazione. Oh! Ho capito che sei contro Vegeta, però sì, ripigliati un attimo. A tirare pugni mi stanco per tutto. No, devo caricare. Ok. Ehi, ehi, ehi. Era fighissimo. Confermo che è ancora fighissimo. Cioè, quando tornate a capire quello che andava fatto, come andava fatto, per me resta un bel gameplay. C'è comunque più gameplay di Dokkan. Pace amore per i Dokkanari. Caricati, infame. Basta. Cediamo all'aiuto di Piccolo. Rimango perennemente senza chi. Vai Piccolo, pensaci tu. Intanto io devo ripigliarmi qua. Stiamo massacrando. Dove sei Vegeta? Stai volando da una parte all'altra della mappa. Stop, 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 bro.
Vai piccolo, voglio fare un po' di cose con te adesso. Super trick, raga, mentre uno si carica switcho sull'altro. I bot caricano appena switcho. È il trick perfetto. Via, vai piccolo, tocca a te. Non sei carico, strunz. Intanto abbiamo caricato Goku. Ci avevamo quasi vinto, avevamo quasi vinto. Crepa Vegeta, crepa Vegeta. No, no, vai Goku, salva piccolo, salva piccolo. Ho sbagliato tasto. God damn, non capisco. Dove sono? Vai piccolo, finisci Vegeta. Bombardizzalo piccolo. Spam. Ok, ce n'è ancora per un po'. Aia, switch, switch, che piccolo deve ripigliarsi, deve caricarsi. Ok, piccolo, è abbastanza, aiuta Goku. No, io continuo a sbagliare tasti. Ah, ok. Nani? Goku, carica Goku. No, no, lascia stare my brother piccolo. Bravo Goku. Lascialo stare. È difficile comunque, è molto difficile. Nonostante il vantaggio numerico, Vegeta si fa valere, il principe dei Saiyan non delude. Dove sei? Dove sei, principe? Ok, ok, ok bro. Ok bro, guarda qua, che ti combino. Stanco, stanco. Carica, carica, carica bro, carica, carica, carica bro. Oh no! Ma schiantato contro una montagnola! Aspettate, per la canonicità vera però qua serve Krillin che ci aiuti perché gli taglierà la coda. No, non mi ricordo se faccio una roba del genere nel gioco, non mi pare, però rendiamolo più canonico. Guarda come flippo! Guarda come flippo, bro! Devi caricarti, Goku! Nani, nani, nani! No, brutta situa, tutti stanchi, tutti in combo! Carica, Krillin! No, no, quella roba lì di evitare io non la so fare. E il computer me la fa sempre. Ah, ok, carica. Salva Krillin, salva tutto Krillin. Goku, caricati, bro. Quanti pugni si è preso Krillin, raga. Sacco da box. No, ni. Da.
Vai Goku, finiscilo Goku con sta Genkidama! Vai Goku, salva la Terra! Spezzavano un po' il ritmo a ste mosse! Con calma Goku, non c'è fretta! Manca solo un'ora alla distruzione della Terra, c'è tempo! One eternity later. Perché tu stavi in piedi a aspettare sta mossa, Vegeta? Perché? Manco era a terra tipo ferito, no, era lì in piedi che guardava Goku caricare la mossa. E l'abbiamo scoppiato. Abbiamo salvato la Terra? Abbiamo salvato la Terra, raga, ebbene sì! Raga, questo era Dragon Ball Z The Legend, il primo vero Dragon Ball Legends di conseguenza. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo gameplay, se vorreste altri gameplay a riguardo. Non so cosa io stia facendo, spero di non aver fatto un retry. In ogni caso, un bacione a tutti, raga, ci spostiamo su Namek, quindi se volete vedere i fight su Namek, raga, commentate, scrivete qua sotto, lasciate like, io vi mando un bacione a tutti, a presto.